Ok, è una Jeep, ma è la più cittadina di tutte. E ora lo è ancora di più, perché con il restyling, oltre a un bel po' di tecnologia, sulla Renegade arrivano due nuovi motori turbo benzina, un 1003 e il 1000 di questa prova. Perciò vediamo perché comprarla e perché no. Fuori com'è? Sempre lei, ma ancora più robusta, decisa, ancora più Jeep. I fari circolari con cornice a LED tagliata in alto sembrano quasi arrabbiati e al loro interno arriva la tecnologia full LED. La calandra ha una nuova sagoma, i listelli sono più grandi e anche il paraurti inferiore è nuovo e più squadrato. Dietro a cambiare sono i gruppi ottici a LED con effetto tridimensionale. I tratti caratteristici del design rimangono, come gli sbalzi ridotti e la lamiera che sembra tirata verso i grossi passaruota squadrati, ma in generale ora si rifà allo stile dell'ultima Wrangler e sembra meno giocattolosa. Simpatici i tanti easter egg disseminati qua e là, come la sagoma della Willys sul parabrezza, il ragno vicino al tappo della benzina e la mascherina della Wrangler. È spaziosa? Vista da dietro sembra quasi un cubo con le ruote e questo vuol dire che lo spazio dentro è sfruttato bene. Il bagagliaio però non è dei più ampi. Il dichiarato infatti è di 351 litri, la soglia di carico è un po' alta, il vano è poco sviluppato in altezza ed è più stretto di quello che si penserebbe a causa dei passaruota e dello spazio necessario alle componenti meccaniche adatte al fuoristrada. Resta comunque ben sfruttabile grazie alle superfici regolari ed è molto ben rifinito. C'è una retina per tenere fermi gli oggetti, dei ganci e degli anelli e sotto il piano c'è spazio per una ruota di scorta di dimensioni normali che costa 310 euro. Con i sedili abbattuti si arriva a 1297 litri. Un tetto così piatto permette un accesso facile anche per i più alti e l'apertura è ampia. Lo spazio per le ginocchia è buono, quello per la testa ancora meglio, anche se è presente il tetto in vetro apribile. Al centro non dà fastidio il tunnel di trasmissione, quasi piatto, ma la seduta è rigida. In realtà anche in tre non si sta male, mentre quando si è in due si può usare la botola che fa anche da appoggiabraccia. C'è una presa USB retroilluminata al centro, ma niente bocchette, e delle vasche negli sportelli dove stanno solo due bottigliette. Se ho dei bambini? L'apertura è quasi a 90 gradi e l'altezza della carrozzeria semplifica le operazioni con il seggiolino, che si ancora facilmente perché gli attacchi ISOFIX sono poco annegati e ben segnalati. I finestrini dietro scendono fino a scomparire del tutto, mentre per il passeggino bisogna faticare un po'. E la qualità? Sicuramente buona, ma qui anche la qualità della vita a bordo è alta perché così tanto spazio e così tanta luce fanno davvero la differenza. Il merito è delle ampie superfici vetrate verticali, che massimizzano l'illuminazione e lo spazio dell'abitacolo. Per il resto, materiali soft touch nella parte alta della plancia e in basso duri ma robusti, piacevoli al tatto e ben montati. Le forme sono le stesse di prima, con lo schermo touch al centro, sopra le bocchette dell'aria e a fianco il maniglione. I tasti del clima sono posizionati in basso e dietro al cambio, perciò bisogna allontanare un po' troppo gli occhi dalla strada. Sotto ci sono due vaschette e le prese, illuminate, da 12V a UX e USB. Poi ancora due portabicchieri, un'altra fessura e sotto il poggiabraccio regolabile un vano profondo. Le tasche negli sportelli invece non sono tanto ampie, ma sono retroilluminate e a proposito di pannelli porta, i rivestimenti superiori sono rigidi. È ben accessoriata. Gli allestimenti sono 5. Su quello d'ingresso, lo Sport, sono di serie il clima manuale, il bracciolo centrale con vano, la radio DAB, lo U-Connect con schermo da 5 pollici, l'avviso per il superamento di corsia e la frenata d'emergenza. La Limited della nostra prova aggiunge tra l'altro i 7 pollici del display centrale, la compatibilità Android ed Apple, sensori avanti e dietro, clima bizona, cruise control, riconoscimento dei segnali stradali e avviso di pericolo collisione. I fari full LED costano 900 euro, il navigatore completo con impianto Beats a 9 altoparlanti 1700 euro e la telecamera 400 euro. Come funziona il navigatore? Lo U-Connect di ultima generazione è un sistema molto completo che a volte soffre un po' di fluidità nella navigazione tra i menu. Al contrario, l'inserimento degli indirizzi è molto veloce. Molti comandi sono sdoppiati, come quelli del clima, così è più facile trovare ciò che si cerca, ma si creano dei menu pieni di testo che rischiano di distrarre e creare un po' di confusione. Le impostazioni regolabili sono davvero tante, così come i temi tra cui scegliere, ben 17. La navigazione è chiara e veloce, con le indicazioni ripetute anche nello schermo digitale del cruscotto. Ci sono Android Auto ed Apple CarPlay, che non sfrutta tutta la diagonale dello schermo per lasciare spazio a delle scorciatoie. Ottima poi la resa dell'impianto Beats. In città come va?
altezza da terra e tanto vetro sono i migliori amici della guida in città. E poi in questo caso ci sono dei montanti belli sottili e verticali. Detto questo, percepire gli ingombri davanti non è così intuitivo. Per quanto riguarda dietro avrei preferito uno specchio retrovisore centrale un pochino più grande, ma comunque ci sono i sensori sia all'anteriore che al posteriore, che nonostante si possano regolare nel volume si fanno sempre sentire parecchio. Questo 3 cilindri 1000 da 120 cavalli è silenziosissimo, praticamente a malapena si capisce quando l'auto è accesa, comunque c'è lo start e stop che è infallibile, funziona sempre molto bene, e poi vi dico del cambio che è un 6 rapporti manuale dagli innesti piuttosto precisi, abbastanza secchi, tra l'altro montato in posizione rialzata, perciò è anche molto comodo da usare. La frizione invece è un po' dura e nelle code tenderà a stancare, però su questa motorizzazione non è prevista una trasmissione automatica. Così come un po' dura anche la risposta delle sospensioni, su questo modello abbiamo i cerchi da 18 pollici e sulle sconnessioni prolungate si sobbalza un po'. Bella da guidare? Lo sterzo di questa Renegade mi ha proprio convinto, perché a parte il fatto che si impugna davvero bene, ha un bel carico volante, è consistente, è preciso nei cambi di direzione e ha anche una bella progressione. E tra l'altro è ben supportato da assetto e telaio, visto che l'auto non piega e riesce a smorzare molto bene le inerzie. Anche ad andature più allegre il 1000 resta ben insonorizzato e sempre vivace, visto che la spinta è piuttosto pronta. Con la sesta marcia invece si scivola, che è un piacere, a 130 orari si sta sui 3000 giri. Si sente qualche fruscio aerodinamico, ma sicuramente niente che possa rovinare il viaggio. Con l'aggiornamento è arrivata anche una bella iniezione di ADAS, perciò tra gli altri vi parlo del cruise control, che può essere anche adattivo, e del mantenitore di corsia, che funziona davvero molto bene perché riesce a agganciare la segnaletica orizzontale anche quando le strisce a malapena si vedono. Detto questo, però, la spia del cruscotto è digitale, posizionata in alto a sinistra, e non è tanto chiara e quindi non si capisce quando effettivamente il sistema è in funzione o meno. Quanto consuma? In città si riescono a fare 11 km con un litro, mentre a 90 km orari costanti la media è di 18 km al litro. Nell'extraurbano tranquillo abbiamo registrato i 12 km con un litro, mentre se si preme di più sul gas si scende anche sotto i 10. A velocità autostradale si torna sui 12 km con un litro, per una media generale quindi di circa 13 km al litro, cioè poco meno di 8 litri per 100 km. Quanto costa? Il listino parte dai 22.400 euro della Renegade Sport con il 3 cilindri di questa prova, mentre per lo stesso motore ma per l'allestimento limited ci vogliono 25.000 euro. Il nuovo 1.3 benzina da 150 cavalli parte da poco più di 26.000 euro. Per passare al 1.6 multijet da 120 cavalli, disponibile anche con l'automatico, servono 3.500 euro in più, mentre al top della gamma c'è il 2.000 multijet da 140 e 170 cavalli, abbinabile anche all'automatico a 9 marce, che parte da oltre 32.000 euro. Difetti? Del bagagliaio vi ho già detto, basti pensare che una Volkswagen T-Roc, che è più corta di 2 cm, offre circa 100 litri in più. Poi, linea di cintura che sale, montante largo e coda alta limitano la visibilità dietro, il terzo finestrino è pressoché inutile e a quel punto sarebbe potuta essere di serie la retrocamera, che comunque ha una definizione migliorabile. Qual è la versione migliore? La gamma è molto articolata e quindi dipende. Il 3 cilindri è equilibrato e perfetto per la città, ma a patto di non volere il cambio automatico. In questo caso bisogna passare al 1.3, che assicura comunque più spinta. Chi viaggia tanto fuori città punti al 1.6 diesel con il doppia frizione, mentre la trazione integrale serve solo a chi si muove in montagna, in campagna o viaggia d'inverno. In questo caso la scelta è quella del 2.000 turbo diesel da 140 cavalli con cambio automatico a 9 rapporti. La Trail Hawk solo se siete patiti del fuoristrada, l'allestimento Longitude è già completo. La consiglieresti? La Renegade è un po' come un paio di jeans, va bene praticamente in ogni occasione. Si adatta alle esigenze di un single, per esempio, visto che non è troppo ingombrante, oppure a quelle di una piccola famiglia e quindi rappresentare l'unica auto di casa, o ancora la seconda, quella da usare tutti i giorni. E poi non finisce qui, perché con il giusto abbinamento tra motore e trazione sa dire la sua anche in fuoristrada. Quando è nata nel 2014 la concorrenza era meno agguerrita. Oggi ci sono la rinnovata Fiat 500X, con cui condivide motori e meccanica, la già citata T-Roc, la Mini Countryman e l'Audi Q2, e tutte queste, anche se meno specialistiche, possono avere la trazione integrale. Confrontatele voi stessi su motorone.com, scopritele iscrivendovi al nostro canale YouTube e seguiteci su Facebook e su Instagram.